Riesci a scaricare il peso sulle gambe? Metti bene i piedi, ma non riesci poi a portarci il peso sopra. Ed ecco che oggi vado a trattare proprio come caricare un appoggio attraverso il lavoro delle ginocchia. Come ti ho parlato già precedentemente nell'episodio 1 degli assi e della loro relazione, ora andiamo a cercare di capire anche come effettivamente riuscire a governarli. Partendo, io ho deciso con questa serie di partire dal basso. Perché? Perché il peso normalmente viene gestito dal basso. Gli arti predeterminati a gestire il peso sono le gambe. Poi successivamente vedremo anche in strapiombo e in tetto l'importanza dell'asse primario e quindi non andremo più a scaricare il peso sulle gambe ma direttamente sull'asse primario e quindi la maggior parte della volta con la schiena. Andiamo a vederlo nello specifico. Prima cosa, definiamo il lavoro delle ginocchia e il lavoro degli assi. Come quando abbiamo fatto gli esercizi precedenti, dobbiamo riuscire intanto a mantenere questa ortogonalità. Quindi una mano, un piede sulla stessa linea, per permettere al sedere di entrare, quindi avere questo rapporto, dobbiamo per forza piegare il ginocchio sul lato. Quindi ora lavoriamo in opposto, e un opposto vuol dire che mano sinistra, ginocchio che va verso destra, verso dentro la parete, verso destra. Il ginocchio rappresenta sia appunto lo scarico corretto, quindi l'allineamento degli assi, ma anche un punto di scarico del peso e un punto di appoggio che ti renderà più stabile. Da questa posizione possiamo anche andare in avanti. Quindi io più manderò il ginocchio verso il basso e più alzerò il bilanciamento in contemporanea, più riuscirò a esercitare, quindi a deviare il peso verso destra. Perché? Perché inclinerò gli assi verso destra. Quindi il bilanciamento è valido nel momento in cui c'è un lavoro sincronizzato con il ginocchio. Per comprendere bene l'azione del lavoro sincronizzato tra bilanciamento e ginocchio, si può fare semplicemente un esempio di alzare tanto un piede e capire come spostarsi sul. Tra l'altro qui si comprende, si intuisce che il piede, più lo cerchiamo, più lo troviamo in linea con l'asse, più è semplice dargli direzione. Ok? Quindi, se per andare a destra alzo il piede destro qua, ovviamente per andare là farò molta più fatica. Perché? Perché è fuori asse, quindi dovrò fare questo e compensarlo con il braccio. Se invece ce l'avessi centrale, ovviamente è molto più semplice. In questo caso io ce l'ho ancora più alto, però lo potrei simulare. In questo caso, vedi che è più semplice elevarti e andare. Il movimento nasce dal potenziale. Il potenziale di fatto è uno squilibrio, quindi non puoi pretendere di muoverti partendo da una situazione di equilibrio statico. Devi comunque prima generare un potenziale e poi erogarlo, o in questo caso da sinistra a destra. Quindi io per caricare quell'appoggio alto in realtà dovrei partire da sinistra, mandare il ginocchio in basso a destra, alzare il bilanciamento e proiettarmi. Andiamo a vedere. Parto da sinistra. Ok, ancora meglio. Più sei sciolto e più il piede è buono, più riesce a entrare con il peso, quindi mandare basso il ginocchio. Eccolo qua, rifaccio. Così. Giù. Più ovviamente lo slancio è profondo, più avrò tempo e energia e l'inerzia. Quindi aumentando il potenziale posso aumentare l'inerzia, cioè il tempo ma anche lo spazio a disposizione. È come banalmente un salto. Se io salto a gambe tese posso solo spingere con le caviglie e faccio questo. Nel momento in cui vado giù, mi piego, posso avere un'escursione superiore.
E qui è uguale. Però la cosa importante è che tutto ciò funziona solo nel momento in cui noi riusciamo a lavorare con un comando al ginocchio. Iscriviti al canale per rimanere aggiornato sui nuovi contenuti e se hai domande mettile qua sotto nei commenti e io cercherò di risponderti o con altri video o direttamente scrivendoti. Alla prossima, ciao!